Il 2019 è stato un anno importante per Edison e per me che con orgoglio ne ho preso la guida. Abbiamo fatto passi concreti per essere leader della transizione energetica del paese. Abbiamo adottato una politica di sostenibilità in linea con gli SDGs delle Nazioni Unite e l'abbiamo tradotta in obiettivi misurabili. Abbiamo arricchito il nostro parco eolico, posto le basi per lo sviluppo fotovoltaico e continuato a investire nell'idroelettrico. Con le acquisizioni dello scorso anno, Edison si è confermata il secondo operatore eolico del paese e si è affermata come un player integrato lungo tutta la filiera delle rinnovabili. Ma transizione energetica significa anche un utilizzo efficiente del gas naturale, che è una risorsa indispensabile per la sicurezza del sistema energetico italiano. Edison sta investendo circa 700 milioni per la costruzione di due nuove centrali a gas di ultima generazione, ad alta efficienza e basso impatto ambientale. Sono gli impianti di Marghera Levante e Presenzano, che una volta in operazione saranno i più efficienti di tutta l'Europa. Il gas naturale sarà fondamentale anche per la sostenibilità dei trasporti. Edison è già impegnata a fare la propria parte. Abbiamo iniziato i lavori del primo deposito costiero di GNL per decarbonizzare il trasporto marittimo e quello pesante su gomma. Siamo inoltre il primo operatore di biometano nel paese, che è un combustibile 100% rinnovabile, e operiamo nella mobilità elettrica con servizi sempre più smart. L'innovazione è una parte integrante del nostro business. Alle officine Edison di Torino e Milano studiamo le applicazioni della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale e dei big data al settore dell'energia e al servizio dei consumatori. Sono loro che ci hanno messo ai vertici per affidabilità, un'affidabilità riconosciuta anche dalle imprese, dal terziario e dalla pubblica amministrazione che ha scelto Edison per i servizi di efficienza energetica. Tanti passi concreti di questi che hanno portato nel 2019 a un forte sviluppo dell'attività industriale ed in particolare delle rinnovabili. Proprio la produzione eolica e idroelettrica ha dato un contributo fondamentale alla crescita del nostro margine operativo lordo. La buona performance operativa ci ha permesso di aumentare l'utile delle attività su cui abbiamo scelto di puntare dopo la decisione di dismettere l'IMP. Oggi abbiamo un profilo finanziario solido che ci mette nella migliore condizione per cogliere nuove opportunità per rendere la Edison sempre più protagonista della transizione energetica, per essere, ancora una volta, l'energia che cambia tutto.